Stai lontana da sto cor, a te volo co pensier, niente voglia, niente spero, tenerti sempre a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come so sicura te. Grande Napoli, grande Napoli, grande, grande Napoli, 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 Napoli 2, Juve 1, Napoli 2, Juve 1, grande, 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 grande Napoli, mamma mia, che partita, calzona, calzona, crocchè arancino, mamma mia, sta facendo effetto la cura calzona, 6 punti in due partite, 6 palloni al Sassuolo, e due palloncini alla Juve. A proposito di Juve, a proposito di Juve, ti è piaciuto sculare col Frosinone al 94esimo, una vittoria immeritata? Stasera hai pagato dazio, stasera hai pagato il conto, perché stasera, parlando un po' di calcio, secondo me la Juve ha fatto una delle miglior partite della gestione Allegri. Cioè, non ho mai visto la Juve in una partita creare 6-7 palle gol nitide. Non l'ho mai visto. Che sia la prima volta che succede, però hai pagato il conto. Eh sì, col Frosinone hai sculato. Ti sei presi 3 punti sculando e stasera ti prendi 0 punti e vai a casuccia. 0 punti e vai a casuccia. Mentre il Napoli si prende 3 punti e la lotta alla Champions è ancora viva. Soprattutto se dovesse andare anche il quinto posto, perché sapete, in base al ranking UEFA, le squadre italiane potrebbero portare alla prossima Champions 5 posti. Quindi, se va anche la quinta, le possibilità del Napoli potrebbero aumentare, soprattutto per il Napoli che stiamo vedendo. È un Napoli non trascendentale, perché la Juve stasera, ragà, se siamo obiettivi, meritava il pareggio per come ha giocato. Forse meritava anche qualcosa in più, ma non ci allarghiamo. Diciamo il pareggio. Però è un Napoli diverso comunque nello spirito. È stato un grande Napoli col Sassuolo, anche se il Sassuolo è quello che è. Stasera, comunque, è un Napoli che è sempre stato ordinato. Ha fatto qualche errore grave, soprattutto in uscita. Ricordo un errore di Traoré, dove Vlahovic si è magnato un gol quando è in casa. Ma che fai con questo pelle? Levo pelle, non ci interessa, sti piedi che svolazzano. Comunque, dicevo. Vlahovic, solo lui il primo tempo si è mangiato 3 gol colossali, cioè su liste 3 gol si è mangiato, poi ha preso il palo, è stato sfortunato. Il secondo tempo la Juve ha creato altre 3-4 situazioni veramente pericolose, l'ultima occasione con Rugani, e Rugani col Frosinone va in porta, che era pure più difficile quel gol che stava tutto defilato, e stasera va alto. Voglio mo pallone è così, ma tu veramente ti credevi di andare avanti a botta di culo? Cioè, tu dalla partita con l'Empoli a oggi hai vinto una partita, quella col Frosinone, sculando. Cioè, praticamente non esisti più. Non esisti più e te lo dissi, tu devi baciare a terra se fai il secondo posto. La prossima c'è Juve-Atalanta. L'Atalanta pure non sta vivendo un gran momento. Ok? Però devi stare molto attento anche al secondo posto. Il quarto lo farai perché stanno un po' distante le altre. Ma state accorto Milan, perché o Milan pure loro a botte di culo comunque i punti li fanno. Voi ultimamente avete sculato col Frosinone, ma per il resto state perdendo punti su punti. Comunque è un Napoli che mi piace. Stasera la Juve comunque ha giocato, devo dire, bene. Cioè, rispetto al solito, benissimo. Cioè, ha giocato bene, ha creato diverse occasioni, ha creato tante occasioni, però
si è mangiato troppi gol. Per esempio, Vlahovic è uno che di solito gli dai una palla e di gol te ne fa tre. Stasera ha avuto tre palle gol nitide e non ha fatto mezzo gol. Poi, altre occasioni sfumate, insomma, doveva andare così, doveva andare così. È un Napoli che la Juve ha picchiato tanto, eh. La Juve ha picchiato tanto, hanno fatto tantissimi falli. Cioè, solo su Kovare hanno fatto 7-8 falli. Ed è un miracolo che nessuno sia stato espulso. Bremer e Osimhen hanno fatta a lotta greco-romana tutta la partita. Mi sembrava un Napoli-Juve di qualche anno fa, la lotta Cavani-Chiellini, che poi a fine partita si abbracciarono. Ricordate, parliamo di una partita di più di 10 anni fa, se non sbaglio 2011, 2012, quegli anni, insomma. E stasera Osimhen e Bremer se le sono date di santa ragione. Il calcio di rigore è netto perché il ragazzo là, Nonge, fa un pestone insensato, su Osimhen. Calcio di rigore netto, e meno male che esiste il VAR. Cioè, ad oggi c'è ancora gente che si lamenta del VAR. Ma vi rendete conto, senza VAR questo rigore non sarebbe stato dato e quante polemiche? Il VAR, sono d'accordo che lo devono usare meglio, ma su queste circostanze, su questi episodi, è una mano santa. Non mi facete dire sempre le stesse cose. Poi, Osimhen, per come ha calciato il rigore, veramente, fratu mio. Cioè, quello non è un rigore da calciare, ma p'amore di, hai tirato un rigore, il rigore della paura hai tirato. Poi, meno male, Raspadori è stato pronto su ribattuta a fare gol. Mi è sembrato un po' come ha fatto Di Marco l'ultimo rigore, quando quello sbagliato da Lautaro Martinez, e lui ha fatto gol su ribattuta. Poi, niente, per il resto, bene, bene così. Diciamo che adesso il campionato perde tutto, no, no tutto, ma gran parte di interesse, perché ormai noi domani, se vinciamo, andiamo a più 15. Mamma mia, Fried, Juventino, Juventino, copriti bene, cioè vi rendete conto, domani se vinciamo, Juve a meno 15 e Milan a meno 16, voi perciò siete gemellati, perché pure in classifica state azzeccate, azzeccate, state vicino, vicino, state vicino, così vi abbracciate a vicenda e vi accalorate a vicenda. Noi pa' miseria stammo là, solo noi soffrimmi solitudine, non ci facimmo più. E comunque, niente, questa è stata la partita. È stata pure una bella partita, tante occasioni, cioè non mi sono annoiato. E poi, per come è finita, è stata ancora più bella, perché la Juve ci aveva creduto nel pareggio. Anzi, sull'1-1 magari poteva tentare anche di vincerla, visto che le occasioni le stava avendo. Però, insomma, c'è stata l'ingenuità di Nonge su Osimhen, e queste cose poi in queste partite le paghi a caro prezzo, vero? Sul gol di Kvaratskhelia non c'è l'errore di Szczęsny, c'è stato un tiro deviato. Se non ci fosse stata deviazione, allora sì, Szczęsny tutte le colpe, ma lì un tiro a volo forte, deviato, ma che colpa ne ha Szczęsny? Non ha assolutamente colpe. Il gol di Chiesa invece è stato molto bello, è stato molto bello, cioè ha fatto un tiro che ha centrato proprio l'angolino giusto, tiro abbastanza imparabile per Meret, dai, poteva fare poco su quel tiro. Comunque, bello, mi sono divertito, bella partita, grande finale, mi fa piacere per il Napoli che quantomeno tiene aperta la speranza per l'ingresso alla prossima Champions. Certo, c'è tanto da migliorare, perché ripeto, il Napoli stasera, se dobbiamo parlare obiettivamente, non meritava la vittoria. Però sono queste vittorie che ti danno coraggio, ti danno fiducia, per cui il Napoli nelle ultime 11 partite ne deve vincere più possibile. Su 11 partite almeno 8 le deve vincere se vuole puntare al quarto o al quinto posto, perché ripeto, se c'è anche lo slot del quinto posto, tanto meglio. Io ho buone sensazioni per questo Napoli, perché Calzona qualcosa ha cambiato, non tanto a livello
tattico, che quello è il modulo e quello è il modo di giocare, ma più a livello di gruppo. Vedo un Napoli meglio messo in campo, un Napoli anche mentalmente, giocano su ogni pallone con grinta, con voglia. Certo, qualche errore, scusate, viene sempre commesso, ma quello ovviamente non li puoi togliere gli errori. Olivera, Traoré, stasera hanno sbagliato tanti palloni, però c'è più uno spirito di gruppo e quello è importante per raggiungere qualsiasi risultato. Per quanto riguarda la Juve, incassa quest'altra sconfitta, ma la Juve ormai ha solo il campionato, ah no, anche la Coppa Italia, quindi la Juve si concentrerà sulla Coppa Italia, ormai in Champions League è andata, può fare la lotta al secondo posto, così va a fare la Supercoppa l'anno prossimo. Questo potrebbe essere il minimo interesse, diciamo che sarà una lotta tra poveri, una lotta per il secondo posto. Noi godiamo lì dall'alto dei cieli. Domani sera scendiamo in campo contro il Genoa, partita da non sottovalutare perché tutti gli avversari sono da rispettare, ma se questa Inter continua a fare l'Inter, non ce ne sta per nessuno. Con questo vi saluto, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale. Ciao, buonanotte. Buonanotte dalla capolista, capolista, capolista.